Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Canta la Libertà. È da un po' che non ci vediamo perché sono stato un po' indaffarato, ma spero di ritrovare un po' più di tempo da dedicare a questo bellissimo canale che spero vi aiuti in qualche modo nella musica e nel canto. Oggi vediamo una cosa bellissima che ho scoperto da poco su YouTube, che è un'estensione per YouTube che ci aiuta a cambiare la tonalità delle canzoni o delle basi musicali direttamente da YouTube. Ora vi faccio vedere, dopo la sigla. Canta, 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 cantare libertà. Bene ragazzi, allora spostiamoci al PC così vi faccio vedere semplici passaggi per fare questa operazione. Andiamo. Bene ragazzi, allora andiamo nella ricerca di Google e scriviamo Transpose YouTube. Io già l'ho scritto per portarmi avanti. Quindi il primo link che troviamo, c'è scritto Transpose Speech Speed Loop for Videos. Andiamo a cliccarci sopra e vedrete che comparirà una schermata dove c'è questo simbolo del diesis e il bemolle Transpose. E possiamo andare ad aggiungere qui a destra, facciamo aggiungi estensione, ok, ed è fatta. Ora andando su YouTube possiamo scegliere di aprire qualsiasi canzone. Eccoci qua, io ho scelto una mia canzone che si chiama Tutto quello che conta. Andiamo un po' più avanti. Ecco, vediamo da questo tastino nero qui accanto al motore di ricerca c'è scritto, se ci mettiamo il mouse sopra, estensioni. Cliccandoci sopra troviamo proprio Transpose. Cliccandoci vedete che possiamo cambiare da qui dove c'è scritto proprio Transpose tonalità, quindi la possiamo alzare. Sentite come cambia. Possiamo riscendere e andare più in giù. E quindi questo lo possiamo fare sia con le canzoni che con le basi musicali. Come sappiamo bene, abbiamo visto in altri video, ognuno di noi ha delle tonalità con cui e su cui cantare, quindi troviamo attraverso questa estensione qual è la nostra tonalità più adatta rispetto a una canzone che ci piace. E quindi poi di qua si può anche cambiare la velocità, però insomma questo poi può servire o meno. Solo che il transpose invece è una cosa secondo me molto molto utile per provare e trovare la nostra tonalità direttamente su YouTube. Bene, come abbiamo visto è molto semplice, voi divertitevi a trovare la vostra giusta tonalità per le canzoni, a provare insomma a cantare in libertà. Ciao, alla prossima!